sono già esistenti, vado a già. La differenza è quella che vorremmo dare, il fatto che sia un'associazione più possibile attiva, nel senso non ci sia un sapere, un corso creato dall'alto, facciamo un corso sul trauma, punto fine. La faculty è questa, no, vogliamo essere più coinvolgenti, quindi tu già Pietro dici, guarda io 30 anni che faccio SUEM, ho un dubbio su questo, ti va se facciamo un corso? Sì, lo possiamo fare. Il fatto che comunque siamo tanti, di tante realtà diverse, quindi possiamo portare un contributo. Penso a Gregorio, il nostro collega di Pordenone, lui è qua però lavora in oncologia, lui può darci un contributo. Ognuno ha il suo sapere, le sue conoscenze, quindi un'associazione attiva dove portare dei corsi mirati o anche meno mirati, nel senso che facciamo emergenza ma possiamo tenere un corso di oncologia, perché noi lavoriamo con pazienti oncologici. Quindi un corso dove non c'è una facoltà definita, ma chiunque può diventare docente all'interno dell'associazione. Cercheremo di essere il più possibile ovviamente competitivi, nel senso che un corso base trauma, un corso sull'emergenza pediatrica, adesso questo è nell'ordine di 500-600 euro, noi vorremmo tararli alla realtà lavorativa di questi anni, alla crisi e quant'altro, quindi un corso che sia più economico con gli stessi risultati. Quindi la differenza è che non c'è uno schema predefinito, una facoltà predefinita, una serie di persone che fanno docenza, ma tutti possono essere nello stesso tempo docenti e discenti. Ti dico, in altre associazioni non c'è la possibilità di proporre quello. Cioè, io sono socio di un'altra associazione e lì prendo quello che mi danno. Cioè, non è che mi dicono, Igor, cosa vuoi fare il corso quest'anno? No, sul parto, no, quello è il programma nuovo. In questa nostra associazione vorremmo essere più possibile competitivi da questo punto di vista. Quindi chiunque può fare una proposta insieme lavorare per ottenere un corso. Questa è la prima differenza. Posso dire una cosa? Prego. Poi, no, quello che mi auguro io personalmente se noi Silvia. Se mi vieni in camera è meglio. Allora, quello che noi nei primi incontri tentavamo anche di dire, siamo alla fine siamo infermieri nel territorio che provengono da diverse realtà, Vicenza, Sant'Orso, ogni realtà ha una problematica diversa. Chissà che questo sia l'occasione per cominciare a parlare insieme delle nostre problematiche e poi da quello che sono le linee guida, quello che sono i principi scientifici del nostro lavoro, ricavare quelle nozioni e anche dei chiamiamoli protocolli come volete, per facilitarci il lavoro. Cioè deve essere anche una forma di comunicazione questa associazione. Perché noi a Vicenza, come centrale, spesso facciamo fatica a capire le problematiche che ci sono in ogni ospedale e lo stesso voi, quindi deve essere anche un modo di confrontarci. Infatti, vi dicevo prima, uno dei prossimi nostri obiettivi è proprio la comunicazione, quindi mettiamo sul piatto i nostri problemi, cominciamo a parlarne, cominciamo a confrontarci tra le diverse realtà, perché sicuramente ogni realtà ha una ricchezza, ha un sapere, ha un'esperienza diversa ed è giusto che vengano messe a confronto ed è giusto che si ricavi meglio da ognuno. Questo penso che sia, infatti l'associazione IET che abbiamo messo, associazioni infermieri sul territorio teso anche di cercare di parlare dei nostri problemi del territorio, perché spesso e volentieri nelle anni alte, in altre associazioni, si parlano di linee guida, corsi, ma mai di problemi reali che troviamo ogni giorno lavorando nel territorio, anche nei trasferimenti, per dirla, oppure anche per esempio attiviamo l'elicottero, noi della centrale, spesso abbiamo problemi di comunicazione con il territorio. Qua è il momento per tirarli fuori, giusto? Poi posso dire una risposta. Poi un'altra cosa che faremo è portare l'infermiere sul territorio, non l'infermiera all'infermiere, ma l'infermiere anche al cittadino.
cosa che altre associazioni non fanno, nel senso mostrare cos'è il reale infermiere adesso, far capire finalmente forse all'utenza quali sono le potenzialità di questo professionista, cosa che magari altre associazioni, altre figure attualmente non fanno. Quindi ci sarà un lavoro anche con la popolazione, campagne informative, per non dire di formazione sicuramente, ma anche incontrare l'utenza, perché sono tutti potenziali utenti di un infermiere. Vogliamo che questi utenti finali della nostra professione sappiano chi è il professionista che sta di fronte a loro, quindi anche questo sarà un prossimo obiettivo.